e cresce e fruttifica quest'albero, non è che è ovunque che lo si può avere, è una zona particolare del mondo, perciò tutta la fascia equatoriale può essere produttrice di teobroma cacao, di questi frutti. Perciò diciamo che noi da tutta la fascia equatoriale andiamo in Sud America, un piccolo paese che si trova qua, che è il mio paese, l'Ecuador, e lì andremo ad assaggiare un prodotto veramente particolare, un prodotto che è fatto con un cacao che noi lo chiamiamo Arriba Nacional, complesso nacional. Perché? Perché dentro questo piccolo territorio noi troviamo circa il 60% della genetica mondiale del cacao. Abbiamo circa 16 specie già riconosciute, specie genetiche, cioè con radice genetica propria, in questo paese, perciò noi abbiamo una ricchezza dal punto di vista del gusto, come qua con le olive, con l'uva, con il cacao accade la stessa cosa, perciò noi non abbiamo una variante, si chiama nacional come i venezuelani chiamano criollo, creolo del posto, il nostro è nacional autoctono dell'Ecuador.